Il Lago di Satana, titolo originale The Revenge of the Blood Beast, è un horror cult del 1965 coprodotto da Inghilterra, Jugoslavia, Italia, diretto dal talentuoso regista inglese Michael Reeves, che si ispira vagamente al capolavoro di Mario Bava, La maschera del demonio, girato in soli 18 giorni con un budget di sole 13.000 sterline. La storia è ambientata in un villaggio della Transilvania, ma in realtà è stata girata in Italia, dove il regista era già stato nel 64 come aiuto regista per il film Il castello dei morti vivi, dove nel 1700 la terribile strega Vardella venne messa a rogo, ma che prima di esalare l'ultimo respiro gridò vendetta, maledicendo il villaggio e soprattutto coloro che ne decretarono la morte. Negli anni 60, più di 200 anni dopo, giunge al villaggio una coppia di forestieri sposini e poco dopo molte persone, discendenti di coloro che uccisero la strega, vengono uccise in modo atroce. Così il professor Van Helsing, indagando, scoprirà che lo spirito di Vardella si è reincarnato nella moglie del forestiero. E qui mi fermo per non spoilerare. Il film è un delirante horror gotico definito mediocre ed un po' sconclusionato dai cosiddetti critici, caratterizzato da una certa demenzialità e comicità, miscelando una curiosa commistione tra il mito vampirico e quello stregonesco. A me però il film non è dispiaciuto. Ci terrei a sottolinearne la buona scelta delle location fredde e desolate, le belle riprese in campo lungo, i suggestivi spazi e paesaggi dominati da rami intricati di grandi alberi, gli ambienti sinistri e il volto stregonesco di Barbara Steele, che danno un tono particolare ed insolito a un horror che tutto sommato è in gran parte incapace di prendersi sul serio. Vale la pena di vederlo, soprattutto per la presenza della regina dell'orrore, Barbara Steele. Inoltre il film è interpretato da Jen Ogilvy, John Carlson, Mel Wells. Molto suggestive le apparizioni di Vardella e le sue terrificanti urla. Concludo dicendo che il talentuoso regista Michael Reeves, che girò soli 3 film, il più famoso dei quali è Il Grande Inquisitore, magistralmente interpretato nel 67 da Vincent Price, purtroppo si suicidò nel 69 a soli 26 anni. In viaggio di nozze nella Romania comunista, una giovane coppia di sposini inglesi subisce un incidente, finendo con la loro auto in un lago dove 200 anni prima era stata giustiziata una crudele strega. Lo spirito della strega si reincarna nella giovane sposina, decisa a vendicarsi. Esordio alla regia per il giovanissimo regista inglese Michael Reeves, se si esclude la regia non accreditata del gotico italiano Il castello dei morti vivi di 2 anni prima. Il Lago di Satana è un horror realizzato con tempi e budget cormaniani, in coproduzione tra Italia, dove è stato girato, Gran Bretagna e Jugoslavia. Sembra subito chiara la volontà del regista di realizzare una pellicola con intenti parodistici e da commedia. Purtroppo ci vuole capacità e talento anche per questi ingredienti, che possono sembrare all'apparenza di facile realizzazione e di cui normalmente gli inglesi sono degli indiscussi maestri, capacità che il giovane regista probabilmente non era ancora in grado di mettere in atto, realizzando un prodotto decisamente grossolano e inconsistente, con vere e proprie situazioni da comiche di ridolini che possono giusto strappare qualche sorriso. Michael Reeves sembra più interessato a scoccare frecciatine critiche verso i regimi dell'allora cortina di ferro, mostrandoci i poliziotti romeni imbranati e caricaturali oltre il limite consentito. Chi fosse interessato alla visione di questa pellicola non incorra nell'errore di aspettarsi, come il sottoscritto, una variante del baviano La maschera del demonio, vista l'attinenza della storia e la presenza della magnetica Barbara Steele. L'anno dopo sarà il turno del Killer di Satana, un horror thriller leggermente migliore del suo predecessore. Arriverà poi Il Grande Inquisitore, dramma storico a tinte molto forti, un tantino datato ma sempre affascinante. Cinemart ha presentato Il Lago di Satana di Michael Reeves. Ringraziamo Francesco Ippolito. Buona visione da Cinemart. Gettatelo nel lago!